Fiani del Comitato Feste Religiose, la seconda edizione per le vie del Borgo a Frosolone. Quando c'è una conferma di una manifestazione vuol dire che già è un fatto positivo da cui si parte. Sì, dall'anno scorso che abbiamo fatto la prima edizione abbiamo avuto veramente un grande risultato, è stato bellissimo. Allora quest'anno l'abbiamo riproposto noi del Comitato Feste Religiose e veramente la gente ci sta aiutando, tutti hanno collaborato, ci sono vari stand, facciamo il possibile per Frosolone, ci aspettiamo tanta gente perché le serate permettono, ci auguriamo che vada tutto bene. Ecco, avete scelto questa data non a caso perché poi a cavallo dell'8 dicembre proprio inizia il periodo delle festività natalizie, quindi tanto calore. Sì, anche l'anno scorso abbiamo fatto il 5-6 il Ponte della Concezione, quest'anno ci siamo trovati ancora meglio perché è stata festa giovedì, allora ci aspettiamo ancora più gente, l'abbiamo un po', diciamo che è proprio, l'abbiamo deciso come un punto di riferimento, il Ponte della Concezione, dell'Immacolata Concezione, di fare questa festa. Speriamo che abbiamo le possibilità e colgo l'occasione di ringraziare tutti gli sponsor, le attività di Frosolone che veramente ci danno una grossa mano per queste manifestazioni. Non abbiamo chiesto nulla ai cittadini, grazie alle attività noi riusciamo a fare questo e li ringrazio personalmente a nome mio e del comitato tutti quanti. Infatti da quello che vediamo ci sono tutte le, cioè gran parte delle attività di Frosolone, ma c'è veramente tanto e questo lo possiamo assicurare, si può vedere ovviamente anche dalle immagini, c'è uno spirito buono, ovviamente la promozione del territorio e del paese è quella che conta. Sì, noi questa festa nasce proprio per promuovere il territorio, i prodotti tipici, i prodotti di qualità e come dicevi le attività, sì, le attività in parte partecipano, sono molto i privati che ci tengono a questa festa e ci danno una grossa mano perché a Frosolone ci tengono tutti e ci piace farlo. Questo è un invito anche per domani sera, speriamo che la gente ci venga a trovare perché li facciamo trovare a casa loro. Ragazzo del Comitato Feste Religiose, il tuo nome? Nicolas. Nicolas? Vitolone. Ecco, voi siete più giovani, quindi diciamo vi siete avvicinati da relativamente meno tempo a questo tipo di manifestazione. Sì, facciamo parte fin dalle origini del Comitato Feste Religiose di Frosolone, abbiamo organizzato un ampio calendario estivo e adesso abbiamo riproposto la seconda edizione di Per le vie del Borgo, visto il successo dell'anno scorso. Ecco, quest'anno possiamo vedere ci sono molte. Allora, innanzitutto c'è una novità che è quella della discoteca all'aperto che avete introdotto quest'anno, ma ci sono più attività, più punti coinvolti oppure c'è una crescita insomma rispetto all'anno scorso? A dire il vero, più o meno le stesse attività, lo stesso numero di attività dell'anno scorso. Devo dire che c'è sempre stato riscontro fin dall'edizione dell'anno scorso e colgo l'occasione per ringraziare tutte le attività, tutti gli sponsor che comunque credono nel Comitato Feste Religiose e quindi ci danno una mano anche per organizzare questi eventi e per la buona riuscita dell'evento. Quindi oltre al cartellone estivo adesso possiamo parlare che si consolida anche questo appuntamento d'inverno? Possiamo dire di sì, siamo alla seconda edizione, speriamo di fare sempre meglio. Il tempo ci sta accompagnando, aspettiamo molta gente a Frosolone. È il punto di informazione di cambio moneta di per le vie del Borgo, qui i visitatori ovviamente già numerosi ricevono la piantina con tutte le informazioni per quanto riguarda quello che accade qui a Frosolone, vedete la vedete inquadrata, è ovviamente possibile cambiare anche gli euro in frisoni che è la moneta ufficiale insomma di questa manifestazione. Sì, effettivamente un frisone corrisponde a un euro e si paga lungo i vari stand della manifestazione solo e esclusivamente in frisoni. E niente, beh,
Secondo la piantina ci sono oltre 20 stand, e ognuno dei quali farà un piatto tipico locale, diverso dagli altri. Perfetto, grazie. Signora, come sta andando? Benissimo. Molta gente. Già. Molta gente. Tanta gente. Una bella iniziativa. Dobbiamo ringraziare l'organizzazione, il comitato, che sono persone molto valide. A Frosinone c'è l'idea imprenditoriale, quindi ognuno dà una mano, dall'imprenditore all'operaio, ognuno dà una mano per la buona riuscita di questa festa. E poi l'obiettivo è sempre quello di valorizzare il paese e soprattutto di farlo conoscere ancora di più. Sì, perfettamente d'accordo. Conoscere le nostre ricchezze, perché è un bellissimo paese. Bene, grazie e buon lavoro allora. La ringrazio anche a lei, buonasera. Allora, con Giovanni Pacicco qui a Pellevie del Borgo di Frosinone parliamo di una particolarità, il caciocavallo impiccato, penso che ha pochi eguali. Sì, è già il secondo anno che stiamo facendo questa manifestazione, stiamo avendo un sacco di risultati e continuiamo a farlo con la speranza che ci danno la possibilità. Sicuramente molto gradito. Sì, lo stanno gradendo. Ecco, ma spieghiamo come funziona poi, in realtà il funzionamento è molto semplice. Il funzionamento è aspettare che si scioglie e spalmarlo sul pane, sulla bruschetta calda. E fino adesso come sta andando? Benissimo, stasera è venerdì, sicuramente domani sera che sabato ci sarà molta più gente, però già stasera non ci lamentiamo. Per fortuna il tempo permette. Per fortuna il tempo permettente. Allora, grazie e buon grazie lavoro. Grazie a voi, buona serata, grazie. Liborio Mainella, Acque Vive, presente a questa manifestazione, ovviamente non poteva essere altrimenti. Sì, questa è una manifestazione che è il secondo anno che si fa e veramente ci stanno degli ottimi risultati, la gente arriva da tutte le parti. Noi siamo contenti di questa cosa e speriamo che aumenterà sempre la gente. E di nuovo questa occasione. Rispetto all'anno scorso ci sono stati dei miglioramenti, che cosa ha notato di particolare? No, veramente il comitato festa si è dato a fare, ogni volta si migliora sempre di più logicamente, perché la prima volta è stata l'anno scorso, quindi ogni anno si va sempre a migliorare. Dobbiamo ringraziare il comitato festa perché veramente sta dando un qualcosa pure al paese, perché è riuscito a portare un sacco di gente. Poi soprattutto anche d'inverno, perché c'è il cartellone estivo del comitato feste, però adesso si sta consolidando questo appuntamento. Sta molto consolidando. Speriamo che durerà a lungo questa cosa, perché è una cosa positiva per tutti quanti, sia per i commercianti di Frosinone, per la gente, per i giovani, per i paesi limitrofi. Insomma, è una bella cosa, ne siamo contenti di questa cosa. E un grazie al comitato. Turi Maselli, nel vostro stand zuppa di legumi e soprattutto scattone, che dobbiamo spiegare che cos'è anche. Allora, lo scattone è come la zuppa di legumi, è un piatto povero della cucina, diciamo, molisana. Di solito quando un lavoratore ritornava a casa aveva bisogno, soprattutto nelle fredde serate di dicembre come questa, aveva bisogno di riscaldarsi, e quindi la moglie preparava lo scattone, che sarebbe il brodo della pasta fatta in casa, quindi ricca di amido e tutte le sostanze nutritive della pasta, con il vino, lo zucchero e a chi piace, a chi ci mette anche il peperoncino per riscaldarsi. Successivamente poi c'era la zuppa di legumi. La zuppa di legumi è un piatto della cucina povera. Prima non si mangiava carne tutti i giorni, però il fabbisogno energetico era superiore a quello di adesso. Le proteine che i legumi ci riescono a dare sono equiparabili a quelli della carne. Quindi abbiamo deciso insieme, diciamo, noi siamo tutta una famiglia, chi più chi meno siamo tutti una famiglia, abbiamo deciso di riprendere questa tradizione antica e questi piatti che comunque piacciono. La tipicità contadina. Sì, la tipicità contadina, che è anche qualcosa di semplice, ma un qualcosa che va sempre, che è buono, ecco, soprattutto nelle fredde sere.